Adesso iniziamo a parlare un po' della legge e lo facciamo attraverso la lettura sintetica di questo articolo che io stesso ho scritto ad alcuni avvocati che conosco. L'articolo in realtà nasce da un'email che ho scritto a questi avvocati. Questa email è soltanto l'introduzione per parlare poi degli studi di Giovanni Birindelli, importante esponente libertario italiano, sull'idea filosofica astratta di legge. E infatti questa riflessione è giunta proprio da un post di Giovanni Birindelli su Facebook, che tra un attimo andiamo a guardare, e che apre una discussione sull'opportunità che lo Stato controlli la vita delle persone e fino a che punto. Questo è il post di Birindelli che ho ricopiato insieme alla fotografia di questa piccolissimo edificio. Non si può neanche definire una casetta. Anzi, il problema che sottolinea Birindelli nasce proprio dalla volontà, di trasformare questo piccolissimo edificio in una casetta per abitarci. Racconta Birindelli, quando ero piccolo, con mio nonno passeggiavo sempre davanti a questo piccolissimo edificio che si trovava dentro la sua proprietà. Mio nonno decise di ristrutturarlo, ma il comune glielo impedì, perché c'è una legge, dello Stato che impone un limite inferiore alla superficie abitabile. Cioè questo edificio aveva una superficie abitabile di poco inferiore a quella minima legalmente stabilita. Per questo le istituzioni impedivano a qualcuno che lo volesse di viverci. Dice Birindelli, questo è stato il primo incontro che io ricordi con la macchina coercitiva statale e con la sua benzina, il positivismo giuridico. Ecco qua l'idea filosofica astratta di legge che abbiamo oggi, il positivismo giuridico, che Birindelli chiama anche la legge Fiat. Prosegui Birindelli. Un burocrate in nome della volontà arbitraria di chissà quale maggioranza e di chissà quale popolo, poteva impedire, può impedire ancora oggi a una persona di fare l'uso che vuole della sua proprietà, anche quando questo uso non arreca alcun danno ad altre persone. Qui vediamo il principio di non aggressione. Per un libertario, si può fare qualsiasi azione, qualsiasi cosa, nei limiti del rispetto della libertà degli altri, cioè nei limiti in cui non si aggrediscono, le altre persone e le loro proprietà. In questo caso non c'era alcun danno nel ristrutturare quel piccolo edificio di proprietà. Parlando del nonno, Birindelli dice non era un libertario, non lo era consapevolmente almeno, era però uno statalista, ma soltanto perché dava lo Stato per scontato. Comunque, ancora oggi quell'edificio è lì, abbandonato, in rovina. Oggi, passeggiandoci davanti con mia figlia, dice Birindelli, mi chiedevo quante cose non sono accadute in quel posto, quanta vita non ci è passata, quanto valore non è stato creato in questi 40 anni, per la decisione legalmente corretta e radicalmente illegittima di una burocrazia ottusa e soprattutto per questa idea di legge, che è il positivismo giuridico, che gli ha dato quel potere.